Venerdì 17 aprile, un buongiorno a tutti voi gentili telespettatori e ben ritrovati ad una nuova edizione del TG4 di Telecupole, telegiornale interregionale Piemonte e Liguria. Entro aprile la Regione Piemonte pagherà il 70% dei crediti vantati dai fornitori della sanità. Lo ha ribadito il vicepresidente della Giunta regionale del Piemonte, Paolo Peveraro. Vediamo tutti i dettagli nel servizio di apertura. Il concetto è stato ribadito dal vicepresidente della Giunta Paolo Peveraro, intervenuto con l'assessore Angela Migliasso a un convegno sull'affidamento dei servizi alla persona nel sistema del welfare piemontese. Entro la fine del mese alle aziende fornitrici della sanità, tra cui figurano anche molte cooperative sociali, ha detto Peveraro, la Regione pagherà almeno il 70% dei debiti, con una cifra pari a 509 milioni di euro che verrà anticipata dal sistema bancario. A fornire le necessarie garanzie agli istituti finanziari saranno i crediti che la Regione vanta nei confronti dello Stato per l'addizionale IRPEF relativa agli anni fino al 2004 non ancora restituita. Il convegno ha fatto il punto sugli affidamenti dei servizi alla persona. Il buon affidamento, spiegato la Migliasso, riguarda una concezione avanzata di rapporto tra enti pubblici e terzo settore, di autentico partenariato, di reciproca e comune responsabilità nel garantire una rete adeguata di servizi sociali nel nostro territorio. Il fatto che per molte amministrazioni ciò rappresenti un concreto risultato dimostra che il processo culturale, durato più di un decennio, che ha avuto come esito la delibera 79 del 2006 sui principi da seguire negli appalti dei servizi alla persona, ha inciso profondamente nelle pratiche degli enti piemontesi. Ora la cronaca dal Cuneese. Grande paura ieri nel cuore di Cuneo, la parete di un palazzo a TC è crollata. Le sue 6 tonnellate di rivestimento isolante che si sono staccate dalla parete si sono accartocciate nel vialetto d'ingresso della scuola materna di via 28 Aprile. Il cedimento è avvenuto in pochi secondi, in un punto dove normalmente passano i bambini che frequentano la scuola, a pochi metri da Piazza Martiri della Libertà. Immediato l'arrivo del 118 e dei vigili del fuoco. Fortunatamente in quel momento nel cortiletto non c'era nessuno. I vertici ATC giunti nel pomeriggio garantiranno la messa in sicurezza alla pulizia dell'area e i tecnici valuteranno la situazione per eventuali responsabilità. Ancora alla cronaca ci spostiamo nel Torinese. Un impiegato amministrativo dell'Istituto Tecnico Commerciale Statale Piero Sraffa di Orbassano è stato iscritto nel registro degli indagati dopo che il preside aveva denunciato alla Procura della Repubblica di Pinerolo un ammanco nelle casse della scuola di circa 8.000 euro. L'inchiesta ha accertato che l'impiegato ha effettuato recentemente 2 bonifici, intestati uno alla moglie e l'altro a se stesso, per un importo totale di 8.000 euro. Da alcuni giorni l'insegnante non si è più presentato al lavoro. Si svolgono oggi nel Duomo di Carignano, in provincia di Torino, i funerali di Osvaldo Squillace, 43 anni, ucciso da un colpo di pistola a Torino nella notte tra sabato e domenica. A dare l'ultimo saluto all'uomo, divenuto famoso lo scorso anno per aver vinto 500.000 euro con un gratta e vinci, ci sono la compagna Marcella Scardina, che 2 mesi fa lo aveva reso padre, amici e parenti. Intanto proseguono le indagini dei carabinieri. Gli investigatori dell'arma stanno analizzando i tabulati telefonici della vittima, uno strumento utile per ricostruire gli ultimi suoi contatti prima della morte. E dopo le dichiarazioni rilasciate da alcuni organi di informazione, hanno di nuovo ascoltato la compagna in veste di testimone. Aveva un incontro con un suo debitore, ma da un'altra parte. È stata la rivelazione della donna, che ha anche parlato della sparizione di alcuni assegni postdatati. Sul particolare, gli inquirenti mantengono il massimo riservo e continuano ad indagare senza escludere nessuna ipotesi. Che cosa ci faceva Squillace la vigilia di Pasqua in quella via del quartiere Mirafiori? Con chi si doveva vedere? Domande senza risposta al momento. E ora parliamo del caso Soria. La commissione speciale d'inchiesta sul Grinzane, istituita dal Consiglio regionale del Piemonte, farà oggi un sopralluogo nel castello di Cossiglione d'Asti, una delle sedi del premio finita nell'inchiesta riguardante Giuliano Soria, l'ex patron del premio letterario. Vista la delicatezza del caso e il procedimento giudiziario pendente alla visita, è stato annunciato che sarà a porte chiuse. E adesso ci spostiamo nel territorio verbano, un problema tecnico imprevedibile. La perizia eseguita dall'USTIF, l'ente ministeriale che ha competenza sugli impianti a fune, conferma che il cedimento del cavo della funivia del Monte Mora Macugnaga in provincia di Verbania è stato un evento non prevedibile. L'incidente avvenuto sulle piste di sci di Macugnaga aveva colpito 2 impianti di risalita, la funivia del Monte Moro e la seggiovia del Ruppestein, entrambi danneggiati. E per ora l'accaduto aveva bloccato numerosi sciatori, una situazione di rischio. La perizia quindi escluderebbe che l'incidente sia stato causato da una cattiva manutenzione degli impianti. Sulla vicenda indaga la Procura della Repubblica di Verbania.
L'ostensione della Sindone del 2010 ha il suo logo. Realizzato dall'agenzia torinese Bussolino Seat Cup, è stato offerto al comitato organizzatore, che comincerà ad utilizzarlo nel sito ufficiale www.sindone.org e successivamente nei manifesti e nella comunicazione istituzionale. Al centro dell'immagine campeggia il volto dell'uomo della Sindone, ispirato a quello realizzato nell'abside della chiesa del Santo Volto. L'immagine è formata dalla versione in negativo del volto impresso sulla Sindone, risultante dall'accostamento di piccole tessere quadrate. Il fondo è virato in rosso carminio, sfumato dall'alto in basso, e sovrasta lo scorcio di Piazza Castello, che si coglie guardando frontalmente Palazzo Reale, e sulla sinistra la cupola del Guarini, la torre campanaria del Duomo, la cupola e la chiesa di San Lorenzo e parte del Palazzo della Regione. La scritta riporta il motto scelto per l'ostensione 2010 dal Cardinale Custode, Passio Christi, Passio Hominis, che intende sottolineare il legame forte tra la passione e morte del Signore, testimoniata dalla Sindone, e le sofferenze degli uomini di ogni tempo e di ogni luogo. Sotto l'immagine il testo Ostensione della Sindone, Torino 2010. Rimaniamo nel torinese e parliamo di collegamenti ferroviari. L'assessore ai trasporti della Regione Piemonte, Daniele Borioli, lancia l'allarme sul collegamento ferroviario Torino-Parigi, che da lungo rischia di essere interrotto per problemi tecnici. La Regione annuncia si attiverà immediatamente per scongiurare che ciò non avvenga. Siamo molto preoccupati, sottolinea Borioli, per il rischio che da luglio possano essere interrotti tutti i collegamenti ferroviari tra Torino e Parigi. Ci spostiamo nel territorio verbano. L'ARPA ha avviato il censimento e la verifica delle spiagge da Cannobio ad Arona. Al momento il divieto di balneazione interessa due spiagge a Cannobio, tre a Verbania, due a Baveno, poi a Carciano di Stresa, Dormelletto e Alesa. Giudizi in sospeso per la spiaggetta bavanese di Villa Fedora e per il lido fluviale di Santino, lungo il torrente di San Bernardino alle spalle di Verbania. I divieti sono dovuti alla presenza di colibatteri. Il 18 e 19 aprile torna a Chieri per la 12ª volta la fiera La Primavera della Collina Torinese, un mix di enogastronomia, ambiente, valorizzazione del territorio e arte. Sì, siamo arrivati alla 12ª edizione della fiera di primavera. È una fiera che raccoglie tutti i comuni della Collina Torinese, in parte anche quelli del Basso Astigiano che confinano con noi, perché essendo Chieri in mezzo tra Torino e Asti abbiamo questa fortuna in questa occasione di raccogliere i migliori prodotti che ci sono, naturalmente dei produttori. Ci sono una trentina di comuni che partecipano alla fiera e ci sarà la possibilità nelle vie del centro storico, in aree destinate naturalmente a zone dove si può degustare i prodotti tipici dei comuni che parteciperanno, e soprattutto si potrà vedere i produttori direttamente in prima persona e scambiare anche con loro delle notizie collegate a questi prodotti. Abbiamo puntato sul centro storico perché l'anno scorso, purtroppo per i lavori che avevamo collegati al teleriscaldamento che inaugurerà la centrale anche durante la fiera di primavera, quindi abbiamo fatto un mix quest'anno il 18 e 19 di aprile. Speriamo naturalmente di avere molte persone a Chieri, proprio perché c'è la possibilità questa volta di degustare, perché abbiamo anche un padiglione enogastronomico gestito tra la Proloco e l'Accademia della Cucina Tipica Piemontese, quindi abbiamo i migliori piatti della cucina piemontese nella giornata di sabato, domenica a mezzogiorno e a sera, quindi questo ci permette veramente di valorizzare sul territorio le migliori risorse che abbiamo, soprattutto in un momento di difficoltà, in un momento in cui la gente ricerca veramente la qualità e ricerca il buon prodotto a dei prezzi contenuti. Siete riusciti come città di Chieri, e questa è forse la peculiarità più importante, a radunare intorno a voi tutti i comuni limitrofi, quindi Chieri è bandiera, vessillo di un intero territorio, non solo della città stessa. Sì, noi siamo comune capofila, quindi naturalmente questo ci dà anche questa responsabilità di valorizzare tutto il territorio. È una responsabilità che ci siamo presi negli ultimi anni insieme agli altri sindaci dei comuni intorno, ognuno per quello che riguarda i propri settori, dalla valorizzazione anche proprio del territorio collegate alle bellezze culturali che abbiamo. Abbiamo delle cose molto belle e quindi questo veramente ci permette di avere un'attrazione turistica non soltanto enogastronomica, che comunque unisce sempre la buona tavola intorno a queste cose, ma soprattutto anche perché il territorio ha bisogno di avere questa valorizzazione giusta che c'è in questo momento di bisogno. Ci spostiamo ad Alessandria. Domani alle 16.30 si inaugura il centro di ascolto contro la violenza alle donne presso la sede dell'associazione Medea.
in via Santa Maria di Castello. I dati raccolti nei pronto soccorso degli ospedali della provincia emerge nel 2008 un lieve aumento del fenomeno con un incremento rispetto all'anno precedente dell'1,5%. Incremento che riguarda maggiormente le donne italiane che quelle straniere. Saranno il presidente della provincia Paolo Filippi, la vice e Maria Grazia Morando ad inaugurare il centro, una struttura fatta per le donne e gestita da donne.